Hola Luciadore, se patiti di belle topolone, soprattutto dentate, ben ritrovati dal vostro Silver e dal Silverius che... Zo fai, ti siedi? No, Ciccio! Che fai, mi dici di no? Alzati, che poi cadi, ti fai male e muori. Allora, come vedete ho delle anime, nel senso che sono andato lì in mezzo, le ho recuperate, sono tornato indietro perché... Perché abbiamo una piccola priorità. Allora, io devo ringraziare, come ogni tanto di solito capita che io ringrazio qualcuno di voi, a questo giro devo ringraziare il Prode Duo Phil e Zed, nel senso che Filippo e Carlo, che mi sentite ogni tanto nominare entrambi, mi hanno dato una dritta con un tempismo a dir poco micidiale. Nel frattempo non mi ricordo, qua ho già provato, sì. Mi hanno dato una dritta con un tempismo a dir poco micidiale. Allora, la dinamica è stata questa. Silver, dove sei arrivato? Così evitiamo di spoilerare, possiamo parlare del film dove sei arrivato. E niente, sono arrivato fino al boss, quello delle catacombe, sai, quel ciccissimo, teschionissimo, gigantissimo, eccetera, eccetera. Si stava lì a chiacchierare appunto del più e del meno. E giustamente... si faceva un gran parlare anche delle dinamiche del ponte. Infatti il buon Carlo mi fa: il ponte l'hai notato, vero? E faccio sì, e ho provato a scassarlo anche in tutti i modi, ho i video che lo dimostrano, l'ho spadato a destra e a sinistra, però non ci sono riuscito. Dimmi solo una cosa, Carlo, va bruciato? Perché effettivamente la torcia ce l'ho, ma non ci ho provato, sono un pistola. E lui giustamente fa: no, guarda, ne vale la pena, ma continua a spadare. Di lì a poco è arrivata anche la conferma di Filippo, che con cui stavamo facendo il medesimo discorso. Quindi, ragazzuoli, dopo questa premessa ciotolosa e vasosa, andiamo a spadare il ponte. Andiamo a spadare il ponte e a capire... Io forse ho sbagliato perché ho spadato le corde che, come vedete, non hanno alcun tipo di impatto. Mannaggia li pesci! Quindi si generano due scale o devo tuffarmi come un imbecille? Devo tuffarmi come un imbecille, ovvio! Of course! Fuori corso, praticamente. Quindi, allora, se non posso passare da qui... Torneremo logicamente a controllare, se non posso passare da qui dovrò fare il giro. Però il giro lo posso fare fino in fondo? No! Non posso fare il giro fino in fondo. Mi spiego. Devo partire dall'altro falò, perché a un certo punto la scocciatoria non si ricollega alla zona originale. Dico bene? Sto dicendo minchiate? Non sarebbe nemmeno anche la prima volta, eh? Però proviamo. Proviamo a vedere. Vabbè, innanzitutto potrei anche guardare a cazzi miei, che forse... è la cosa migliore, che non prendo mai in considerazione. Silver, guardati in giro e vedi. Ah! Hai capito? Il ponte si ripristina! Interessante come cosina. Andato? Morto? Ciao? No, non è morto, non mi arrivano le anime. Vedi che adesso c'è lo scendi? Ma santo di quel cielo. Allora, io so, perché da un lato purtroppo lo so già, che troveremo Orazio. E grazie Arcazio. Allora... era lì? No, di lì effettivamente non si poteva scendere. Però è anche vero che lo scheletro morto non è. Va bene. Carlo, Phil, andate. Vi voglio tanto, tanto bene. Ma tanto di quel bene che... andate a fare. Voglio morire. E fra l'altro tra poco capiterà anche. Che cosa meravigliosa la vita, eh? Peccato che poi a un certo punto finisce. Allora, vediamo un po'. Ok, flamba fino qui. Io dico una cazzata di qua. È presente la cazzata. La cazzata proprio grossa. Ehi, santo Gesù, pensaci tu.
siete pazzi? I coccolons mi vengono qui, oh. Non scherziamo mai. Ok. Grazie. No, via. Cosa sto facendo? Amo il rischio. Però scusate, se io proseguito sul cornicione... Ma lui fondamentalmente non mi attacca di fisico. È un cucciolone. Un cucciolone di sti cacchi. Io, come detto, non mi nascondo dalla possibilità di andare di... da pollo fifo, eh. Come sempre... Certo che le porte qui, eh? La porta non sai dove ti porta, ma stai allerta che da qualche parte... Io fra l'altro sto usando delle simpaticissime ed inutili frecce avvelenate. Dico inutili perché il ragazzo non si avvelena. Ah! Ehi, vai grandissimo. No! Gianni, stai fermo lì! Fantastico vedere che il sopra è nevato e il sotto è incendiato. Ok. Vai, via. Abbiamo fatto più danno con l'ultima freccia, non so di preciso il perché. E voi direte, Silver, puoi attaccarlo anche a spadate quando è grabbato dalla porta. Avete fottutamente ragione. Ma con la spada infuocata non è che si faccia poi sto... Bene. Benissimo. Why not? Ho giusto un attimo di because da chiarire, ma poi per il resto tutto bene. Mamma? Scusa, c'è un tipo cososauro? Ah, è la sua coda? È un tentacolo? Sei un gerontofilo? Sei morto? Sei tornato giù? È morto nel modo più stupido dell'universo. È morto di bug. Si è beccato una freccia in culo ed è morto di bug. Bene. Wow. Potrei dominare il mondo. Allora, anima di un demone. Questo demone vagabondo. Questo demone. Allora. Usa la prequisire solida, eh? I demoni sono nati dalla fiamma del caos, ma la fiamma stessa non è sopravvissuta ed essi sono ormai in via di estinzione. Questo ce la dice lunga. Questo ci riconduce, prendendoci per mano un pochino, ad Izalith. Curiosa la posizione di questo scheletro che è seduto, per quanto ne resta, come la maggior parte dei cavalieri defunti del nostro passato. Già, certo. Allora, la domanda stupida come sempre è: quanta cazzo di autonomia avrò in caso di fuga? Desumo pochissima. Vediamo. Sarebbe già bello avvelenarlo. Allora, mamma mia, guarda te, se mi tocca fare toccata e fuga pure coi bauli. Magari si bugga anche lui. Adesso arriva, eh. Attenzione, no, torna al suo posto. E però così non ce la farò mai. Non ce la farò praticamente mai. Allora devo fare una cosa diversa. Ok, via. Fuggi. Nel fuggi generale corri e scappa. Lui... Dimmi che salta... Cosa è morto? Mi piace perché ogni tanto muoiono cose a cazzo buffo.
Ok. Vai, via, 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 via. Ok, perfetto, grandissimo, numero uno. Sei il top, veramente. Io riesco ad andarmene quel tanto che basta. No, ehi, ehi. Affottiti. Cosa? One shottato da un calcio? Vieni! Odio i mimic. Ufficiale. Così. Scioltezza. Odio i mimic. Logicamente fosse un piromante ci andrei pesantissimo. Però ora la domanda è, se io ci vado con spada seghettata, avvelenata e smadonnata tutto in un colpo solo. Sì, però raga, va bene che il tempo è ciclico e tua sorella no, nel senso che è un po' che non ha il tempo ciclico tua sorella, però porca, lui preferisco sempre tirarlo giù per evitare brutte sorprese. Siccome la strada per scendere, ragazzi, è lunga, gradirei anche che un minimo di decenza, quell'attimino di non mi si voglia, ma Oh, to, guarda, delle anime. Allora. Quindi mi darai di nuovo un tomo. Che fare? Se gli canto una canzoncina allegra funziona, no, vero? Io non mi ricordo se i mimic ha senso fargli sta cosa del sanguinamento, del veleno. Vabbè, dici, ma che vada. Ma che vada. No. Porco cane. Via. Gli faccio troppo poco danno per far sì che sia una cosa interessante. No. Via. Ehi. No. Via. I rischi. Ok, via. 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 Il mimic non si avvelena, mai. Ah, porca Eva, però sgranocchia. Sono morto più volte con i mimic che con qualsiasi altra cosa. Però torno alla mia cara... Non ci posso credere, si è avvelenato. Sul più bello si è avvelenato. Ma porca miseria. Che palle doversi rifare sta cosa della scala, del ponte ogni volta, lo so. Lo so, è veramente, veramente pallosissimo. Ho visto giusto l'anello della strega e non ho letto la descrizione. Bene. Allora, visto che è meglio glissare sui disinganni dell'amore e del sopore che scaturisce dai reiterati incontri quotidiani e ammettere che i fasti prima erano solo letteratura e accettare nichiliti e chilosati lo svilimento dell'eros che inevitabile sopraggiunge, direi che è meglio rimettere la spada de fuoco. Allora, se vi state chiedendo cosa io abbia detto, mi dispiace per voi che vi siete persi qualcosa che è veramente uno spettacolo. Lo so, qualcuno di voi lo saprà. E avrà tutta la mia stima e una freccia sospesa nel vuoto da parte del Silver. Così, offro io, non preoccupatevi. Allora, voi mi direte, Silver, fai una bella cosa. Prima di cagare la minchia al mimic, dai un'occhiata giù che sia mai. Metti puta caso che c'è anche un secondo falò. Esatto, mi sembrava di aver notato. Allora, se li backstabbi moriscono di prima acchito. Bene. Ma a me questa quantità di oggetti mi puzza. Ma mi puzza male. Mi puzza male. Dai. Ricomponiti per cortesia. Si ricomponga.
Ok, qui niente. Qui niente. Qui niente. Qui niente. Qui niente. Qui niente. Vabbè, attacco d'ignoranza. Oh, to, qui niente. Di là non ho provato. Vabbè, amen. Allora. Sento ricomporvisiti. Ok. Dai così. Che è una figata. Figlio di zoccola. Scheletrica, fra l'altro. Non sei morto del tutto. Benissimo. La cosa era abbastanza palese. Bene. Però sei parecchio stupido. Sei stato lì a prenderti una doccia di cazzate in faccia. Ok, frammento grande di titanite, nulla di che. Serve solo ad attirarci le ire dei mondi. Dai, raga. Dai, raga, su, su, su sulla fascia. Che se sgombro tutta questa arena, poi pigliarmela col Mimic è una festa di fagiolo. Perché? Ma ci siete nati, stupidi? O è la reincarnazione che ha causato questa... No, perché quei peli reincarnati è un amen, eh. Ok. Tu è già la seconda volta... È già la seconda volta che muori per la seconda volta. Pensa un po'. No, allora non è il backstab. Ci sono alcuni che... forse un filino più forti, barra più resistenti, sono portati a rinascere un po' di più. Ok, ha più senso. Andiamo, eh. Ehi, grandissimo, grande Giorgio. In vita devi essere un gran saltimbanco. Tu invece eri un saltimbagno, vai a fumare in bagno, lo so io. Ricordati che il fumo uccide, ma anche il silver non scherza. Ok, ci sto capendo più una mazza di chi ha ucciso chi, quante volte, come. Però so che è un brutto posto per trovarsi invischiati, incazzati altrui. Ammazzi, fra l'altro, grazie. Oh, raga, buona. Divertente 5 minuti, poi è... Ciapa lì. Bene. Perfetto. Dovremmo essere anche la soglia del basta. Io mi auguro di tutto cuore che quel Mimic abbia un paiolo grosso come un cicisbeo da regalarci, perché sinceramente per un'anima e un frammento di titanite tutto sto burdiello. No, qua niente, sono troppo sopraelevate queste cose. Poi torniamo su dal Mimic, eh. Ma sono curioso. Eh sì, certo. Guarda te, puta caso, eh. Toh, un falò! Un falò! Si accende subito. Ho sempre paura che ci sia qualcuno di imboscoso. Grandissimo! Questo ci piace, questo ci piace assai. Allora, prima di trovarci brutte sorprese, che poi ci troveremo comunque, non di meno quantunque. Oh, ok. La benda del vecchio saggio sarebbe la cosa del piromante in pratica, giusto? Che forse ci deluciderà su questa mania di bendarsi, perché poi vediamo che Xanthus e la sua discendenza ha portato bende sempre più grandi, quindi può essere anche un grado di cosa. Allora, capo di vestiario dei piromanti della grande palude, tipico in particolare dei vecchi saggi. La benda impedisce alla luce di passare, permettendo di percepire la vera essenza della piromanzia, la fiamma che tutto rivela e tutto nasconde. Figo. A livello di statistiche, buona protezione da fuoco e oscurità e soprattutto leggera. A livello di figaggine, ma vi dirò, non fosse che abbiamo trovato questo cappello simpaticissimo, mi piace anche. Anello della strega. Allora,
potenzia notevolmente le piromanzie. La strega di Izalith e le sue figlie bruciate dalla fiamma del caos insegnarono agli umani l'arte della piromanzia e regalarono loro questo anello. Potenzia notevolmente le piromanzie. Ogni piromante conosce bene la storia delle streghe e di come esse insegnarono la piromanzia agli uomini, nella speranza che imparassero a temere e infine a controllare le fiamme. Perfetto, allora io oserei dire che prima di fare cazzate andiamo a sbudellare il Mimic. O a farci sbudellare dal Mimic. Non ricordo. Sciorbole, a volte non mi sovviene. Allora, io la farò in maniera molto garbata e circospettiva. Non so cosa cazzo sto dicendo, ma va bene così. Sto esibendo termini a caso. Allora, l'intento sarebbe quello di scuoiarlo come una maiala al sugo, cosa che logicamente non mi riuscirà di fare. Ok. Vai. Aia. Quanto cazzo fai male, figlio mio. Vai. Ciao. La domanda è: lui salta giù o fa le scale? Salta giù. Bene. E me ne andrò con calma. La cosa bella è che adesso prenderò questa cosa con la debita tattica, anche perché mi sta uscendo un avviso curioso che mi dice che io non ho la licenza per usare questo prodotto. Bello che se ne accorgano ora. No, cazzarola. Cioè, io ho la licenza per usare questo prodotto, l'ho acquistato, quindi ce l'ho. Però il discorso è curioso perché mi arriva l'avviso che fra 5 minuti io non potrò più giocare. E quindi, vabbè, vediamo. Quindi devo distogliermi da sta cosa e devo uscire dal tunnel della droga, perché il Mimic mi segue fino qui. Bene. Perfetto. Morire qui semplificherebbe di molto le cose, però non morire le semplificherebbe ancora di più. Che ci crediate o meno. Bevi e scappa. Bevi e scappa. Hai un grande vantaggio se sai usare le scale, santo di quel cielo. Aia. Merdacchio. Vai. Ok. Vai. Vai. Yuhu! Sì, andato. Yeah. Con tutto il coraggio di cui sono capace, ora raccatterò, che so io, qualcosa di petaloso. La maniera. Oh, che è come l'avvento oscuro, una katana putana putana putana. Che fa tanto 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 male. Dove cavolo è? Ah, ok, non la posso logicamente usare. Certo. Forza e destrezza a culo buffo. Perfetto. Una katana utilizzata da uno spadaccino ospite di Vornir, il signore supremo. La lama nera e scintillante è più spessa e corta di quella di una normale katana. La maestria dello spadaccino e l'uso di questa katana si riflette nell'attacco potente dell'arma. Figosa. Magari un giorno, un bel di vedremo. L'ospite di Vornir, quindi dobbiamo ancora incontrare questo spadaccino. O magari era uno spirito invasore che, giocando senza braccia, in questo momento ci stiamo perdendo. Quindi, in teoria, ragazzuoli, dobbiamo innanzitutto sbraciolare. Bracciole, bracciole, bracciole. Ciapali. Guarda lì, ciapali e ciuccia, che lei è una festa. E direi che prima di sederci possiamo solo dare che un'occhiata veloce. No, non vedo simboli. Ok, perfetto. Va bene, Luciadores, va bene. Cercherò di andare a risolvere questa cosa della licenza del prodotto che mi si è già bloccato 2 o 3 volte, ma mi succede con tante altre cose, quindi è un casotto, però va bene. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, ringraziate anche voi, Carlo e Phil, per averci mandato di qui. Lo so che voi volevate che andavo di là, ma va arrangiate. Ciao Cici, alla prossima! Lo so, sono una brutta persona. Ciao ciao!